Ciao a tutti ragazzi, questo è Verzaleico, io sono Andrea, nel video oggi andiamo a vedere come smettere di procrastinare rimuovendo la resistenza interna. Se non sai cos'è, adesso lo vedrai tra poco. Ti è mai capitato di avere qualcosa da fare di veramente importante, ma che ti ci è voluto veramente tantissimo tempo per farlo, come, non so, compiti, preparare un esame, qualcosa da fare per il tuo business? Questa cosa si chiama resistenza interna e soprattutto se vuoi essere un imprenditore o vuoi comunque arrivare al successo di qualsiasi tipo, perché come dico sempre il successo è relativo per qualsiasi persona, per me possono essere magari il fatto di avere il tempo a disposizione, quindi non avere nessun tipo di obbligo, per qualcun altro può essere il successo, può essere una macchina, per qualcun altro può essere andare bene a scuola, ognuno ha il proprio tipo, le proprie visualizzazioni di successo. Soprattutto se vuoi raggiungere queste cose, sicuramente devi superare questo ostacolo che è appunto la resistenza interna. Qualsiasi tipo di problema che hai nella vita o nel business o a scuola o nel lavoro, realmente non è un problema. Ok, sì, magari è un problema, però non è un problema reale. I problemi reali sono altri, come può essere, non so, una malattia pesante, una persona che ti manca in famiglia o qualsiasi comunque problema che ti comporta, mi ripeto, un problema reale, un qualcosa che andrà a mancare o un ostacolo veramente grande da superare, ok? Quello è un problema reale. Tutto il resto è la resistenza interna, parliamo della resistenza interna. Quindi tornando all'esempio dei compiti o appunto di superare un esame o qualcosa da fare per il tuo business, il tuo cervello quando affronta queste cose tende generalmente a guardare come un enorme grosso problema, ti mette davanti magari la paura di farlo o l'insicurezza di farlo nel modo sbagliato e quindi procrastini, ok? Questo è il discorso, inizi a perdere tempo, inizi a dubitare di te stesso e poi non fai più le cose. Invece quello che dovresti fare è semplicemente guardare le cose passo per passo. Cioè, ad esempio, per farti capire meglio, quando vai in palestra, se vai in palestra, spero di sì, prima di andare in palestra guardi tutta la scheda che devi fare, oddio, quante cose devo fare 4 ore di gambe, non lo voglio fare, bla bla bla. No, tu guardi ogni singolo esercizio, ok? Guardi passo per passo una cosa dopo l'altra, ok? Quindi, ad esempio, devi cercare di far diventare automatica questa cosa. Io sto facendo appunto questo video perché sono passato appunto a procrastinare un sacco, a dubitare di me stesso 1000 volte, a pensare di non essere preparato. E quindi il tuo cervello inizia a viaggiare, diciamo che il tuo cervello ti conosce molto, sa quali sono i tuoi punti deboli, sa come non farti fare le cose. Ed è per questo che appunto uno poi procrastina o comunque perde un sacco di tempo prima di fare cose veramente importanti. Facendo un altro esempio. Quello che può essere, ad esempio, portare fuori la spazzatura. Se tu guardi, il tuo cervello non ti dice neanche tutti i passi che devi fare per andare a fare la spazzatura, perché è una cosa automatica. È diventato comunque una cosa abbastanza semplice, magari rispetto a fare un esame o comunque controllare qualcosa di business o un compito che sia. Però se tu lo guardi, sono comunque passi da fare. Quindi, ad esempio, è tirare fuori la spazzatura, metterti le scarpe, vestirti, aprire la porta di casa, uscire, andare a buttare la spazzatura, tornare indietro. Sono tutti steps che tu li fai ormai in automatico ed è così che uno supera il procrastinare, facendo diventare le cose che devi fare passo dopo passo e non guardare il complesso che sia una cosa veramente difficile. Nel business è così comunque, nel business online quando si costruisce uno store, quando si fanno le ad, quando si trova un prodotto, sono tutti step che devi fare. Cioè devi rendere il tuo mondo piccolo, devi rendere il tuo mondo molto piccolo, passo dopo passo. E per quello che gli imprenditori si organizzano la giornata passo dopo passo, ogni singola ora, ogni singolo minuto fanno una cosa, perché così sanno che a quel minuto fanno quella cosa ed è il mondo in quel momento è piccolo, perché stanno pensando a fare solo quella cosa, non stanno pensando alle miliardi di cose che devono fare dopo, alle 1000 email che devono rispondere, ai 1000 meeting che hanno da fare, a viaggiare perché devono incontrare appunto persone per fare altri meeting. Pensano, in quel momento pensano solo a quella cosa. E se tu sei completamente concentrato, in quella situazione, sicuramente non pensi al resto ti viene molto più facile superare gli ostacoli. Quindi quello che vi sto dicendo è semplicemente di guardare le cose come se fossero tutti piccoli passi da fare. Ed è una cosa molto importante anche sicuramente riconoscere. Una volta che riconosci che nella tua vita ci sono tantissime cose che non affronti in questo modo, ma appunto lasci, diciamo, appunto la resistenza interna, lavorare al posto tuo, capisci che non ci sono veramente problemi reali nella vita se non appunto quelli che ho elencato prima, come appunto malattie, bla bla bla. Ci sono soltanto ostacoli che ti crei nel tuo cervello, perché alla fine è il tuo cervello che ti comanda. Quindi
Infatti, comunque ci sono tantissimi libri che appunto ogni settimana io nel mio sito aggiorno una lista di libri di quelli che mi hanno cambiato la vita e che possono cambiare sicuramente la vita anche te. E soprattutto in molti di questi parlano di come guardare le cose nel modo più concentrato possibile, nel modo più piccolo possibile, rendere comunque il mondo piccolo e guardare al momento, all'attimo, adesso, e non cercare di farsi, diciamo, distrarre da tutti i pensieri che la mente ci mette davanti. Alla fine, io dico, il cervello ci comanda, quello è il discorso. Per quello che noi finiamo a guardare Netflix, perdiamo un sacco di tempo, ascoltiamo la musica magari al posto di ascoltare audiolibri, c'è sempre qualcosa da fare di più, però tu devi al 100% guardare le cose come se fossero un passo dopo passo da fare. E appunto, una volta che tu riconosci che sono solo passi che devi fare, sicuramente sei già a metà del lavoro. Una volta appunto che lo riconosci, sicuramente quello è il primo passo che hai fatto e puoi decidere di tornare indietro e dire: no, questa è una cosa che ho creato io, non è un problema reale. E capisci quanto è stupido pensare, quanto è stupido appunto crearsi questi problemi inutili, e da lì agisci, ok? E da lì agisci. Non c'è un chissà quale segreto, questo è il discorso. Capisci che i problemi che ti stai creando nel cervello sono problemi inutili, stupidi, fai un passo indietro e ti allontani, appunto, e dire: no, aspetta, però io mi stavo fermando da fare quella cosa per niente, per nessun motivo. E poi appunto prendi le azioni e attacchi qualsiasi cosa tu debba fare, compiti, studiare per un esame, qualcosa per il business, passo dopo passo, rendendo il tuo mondo piccolo e guardando un obiettivo alla volta. Quindi questo video non è stato lunghissimo, però spero di avervi fatto capire che comunque il procrastinare è una cosa dovuta appunto da questa cosa chiamata resistenza interna, che ci blocca dal fare miliardi di cose. Perché io dico, l'unico ostacolo siamo noi stessi, l'unico ostacolo per raggiungere i tuoi obiettivi, l'unico ostacolo per essere la persona migliore, l'unico ostacolo per andare in palestra, l'unico ostacolo per mangiare meglio, l'unico ostacolo per qualsiasi cosa sei tu. Ok? Sono io, sei tu, non ci sono altre cose, cioè non c'è qualcos'altro che ti blocca dal diventare la persona che vuoi essere. Quindi sicuramente questa resistenza interna non è un reale problema, non è un qualcosa che ti blocca, non è un qualcosa che veramente influisce sulla tua vita. Quindi detto questo, concludo il video, spero che abbiate tratto del valore, spero che vi sia piaciuto e niente, se volete che continui a fare questo tipo di video, visto che comunque questa è una tipologia un po' diversa, oltre parlo comunque di e-commerce, di marketing e di dropshipping. Se vi piace appunto questo tipo di contenuti, lasciate un bel mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ciao!